Finisce 0-0 tra Acquedolcese e Ionica, un punto che serve a poco certamente alla formazione di Acquedolci, che non riesce a trovare vantaggio sulla zona calda della classifica. Si comincia subito con questo tentativo di scorsa che si spegne in calcio d'angolo per la deviazione di un difensore. Sul tiro dalla bandierina il pallone in aria, si accende una mischia, poi in qualche modo la sfera giunge a Di Bartolo che da pochi passi trova l'opposizione del portiere ospite Chillemi in uscita. Calcio di punizione lo specialista Mirko Camarda, che calcia come sempre in maniera impeccabile. La palla finisce di poco al lato. Subito con le immagini nel secondo tempo è un'espulsione in panchina per l'Acquedolci, un dirigente che evidentemente ha detto qualcosa di troppo nei confronti dell'arbitro. Ci prova allora la Ionica con questo tentativo di Maggiolotti che serve l'Uvito che di testa non ci arriva. La formazione ospite si fa ancora pericolosa qualche minuto più in avanti con la Forgia, il suo diagonale termina al lato, poi ci prova ancora l'Acquedolcese dell'occasione più nitida di tutta la partita, il traversone di Camarda da calcio d'angolo, D'Amico di testa, c'è il provvidenziale intervento di un difensore con l'aiuto della traversa, ancora Camarda che apre splendidamente sulla destra, il traversone non ci arriva in questo caso Di Bartolo che protesta poi per un presunto contatto in area di rigore. Prima del triplice fischio c'è il piattone di Maggiolotti con il tuffo di Barone in calcio d'angolo e poi proprio al 90° arriva l'espulsione di Milia che evidentemente ha detto qualcosa di troppo nei confronti del direttore di gara. E si chiude qui il match 0-0 tra Acquedolcese e Ionica.